Amici neoavvocati, intanto i miei complimenti per aver superato l'esame di Stato, so che per voi è uno scoglio molto importante. Adesso però che siete a pieno titolo nel mondo professionale, abbiate consapevolezza dei regimi fiscali che potete scegliere. Allora, se voi siete un neoavvocato, presumibilmente non avete ancora sotto di voi una struttura, probabilmente sarete freelance, avete una collaborazione con un altro studio o dividete spazi con altri colleghi, insomma avete una montata di costi limitati e un fatturato che naturalmente è ancora basso. Se voi siete sotto i 30.000 euro di fatturato annui, cosa probabile se siete all'inizio della professione, potete aderire al regime forfettario. Come funziona? Funziona che per i primi 5 anni di attività voi potete pagare le imposte sulla base di un forfè. Voi potrete applicare al vostro fatturato un'aliquota del 78% e sul valore residuo pagare imposte pari al 5%. Quindi per ogni 10.000 euro di fatturato che voi producete, voi pagherete le imposte nella misura del 5% di 7.800. Quindi pagherete 390 euro di imposte ogni 10.000 euro di fatturato che producete. La caratteristica di questo regime è che forfettizza i costi. Quindi non è importante che voi conserviate documentazione attestante i costi che sostenete, anche se saranno pochi essendo voi freelance. I costi non importano. I costi sono forfettizzati nella misura del 22% del fatturato. Da questo regime dovete uscire se superate i 30.000 euro di fatturato, se superate i 5.000 euro di importi corrisposti a dipendenti o collaboratori, anche occasionali, se superate i 20.000 euro di beni strumentali da utilizzare per la vostra professione. Spero che questa introduzione possa tornarvi utile. In bocca al lupo per la vostra professione.